spettacolo all'insegna di comicità e divertimento in occasione dei 100 anni di vita della Banca di Credito Cooperativo di Prato La Peligna. La serata, che si è svolta in Piazza Nuova, nel paese che ospita la sede legale dell'istituto bancario, è iniziata con la rievocazione dei nomi dei fondatori della Banca Centenaria ed è seguita con la consegna dei riconoscimenti alle figure dirigenziali che hanno segnato la storia dell'istituto di credito. Due presentatori, arrivati direttamente dagli schermi nazionali della RAI, hanno animato lo spettacolo aperto esclusivamente ai soci dell'istituto bancario. A ricordare la storia durata un secolo, Beppe Convertini, conduttore della Vita in Diretta su Rai 1, prossimamente su Mediaset, insieme a Federica Peluffo, conduttrice di Terre Meravigliose su Rai 2. Sono stati ricordati i presidenti Don Domenico Di Cristofaro, Fabrizi Francesco, Colaiacovo Guido, Ciaglia Domenico e l'attuale Maria Assunta Rossi, nonché i direttori che si sono succeduti negli anni, da quelli della Cassa Rurale, Giuseppe Iacobucci, Domenico Carapellucci, Enea Margiotta e Giovanni Presutti, e quelli che sono stati nominati in seguito alla nuova denominazione BCC, Ezio Liberatore e il direttore in carica Silvio Lancione. Per l'occasione è giunto in città anche il comico di origine abruzzesi, romano di adozione, Enrico Brignano, che ha offerto agli spettatori uno spettacolo creato in esclusiva per il centenario. A fine serata il direttivo e i dipendenti sono stati invitati a salire sul palco e il comico è stato premiato con una targa. Un grande applauso presenta Beppe Convertini. E non c'è bisogno di niente, ai ai ai. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Prato La Perigna in questa serata magica, proprio per festeggiare il centenario della Banca di Credito Cooperativo di Prato La Perigna. Il primo applauso va appunto a questo bellissimo centenario che noi festeggiamo questa sera per la Banca di Credito Cooperativa di Prato La Perigna. E naturalmente con noi in questa bellissima serata Federica Peluffo, la bellissima conduttrice di Terre Meravigliose su Rai 2. Buonasera. Buonasera a tutti, ben trovati. Io sono felicissima di essere qui con voi, questo pubblico meraviglioso, ma scusate, permettetemelo, sono onorata di essere su questo palco con l'uomo attuale della Rai, di punta della Rai, con la sua Vita in Diretta che va benissimo. State facendo ascolti pazzeschi, Beppe, diciamolo. Sì, funziona molto, piace molto al pubblico, spero che molti di voi ci seguiate, insomma, tutti i pomeriggi su Rai 1. Ecco, c'è qualcuno che alza la mano, quindi devo ringraziare tutti voi che ci seguite con tanto affetto, e questo è davvero un bel traguardo, appunto, questo programma quotidiano su Rai 1. Però, modestia a parte, Beppe, è anche un po' merito tuo, perché finalmente nella televisione italiana, nella Rai, la nostra mamma Rai, arriva una faccia bella, pulita, simpatica e genuina come quella di Beppe Convertini. Grazie, Federica. E lo voglio dire perché oltre ad essere un ottimo conduttore, un grandissimo professionista, sei molto generoso. Sei anche un bravissimo amico, quindi lo voglio dire. Quindi, e questo applauso è tutto per te e grazie. La tua compagna, che la salutiamo, Lisa Marzoli, che ti accompagna tutti i pomeriggi. Tutti i pomeriggi su Rai 1 alle 16:50, quindi vi aspettiamo. Ma entriamo nel vivo, perché il giorno 27 luglio, pensate, nel 1919, presso l'abitazione del notaio Ercole Di Ciccio, in via Peligna numero 50, veniva costituita la Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti di Prato La Perigna. Un grande applauso, 100 anni da allora. E andiamo a conoscere, appunto, qui sul palco con noi, e io direi di fare un pieno luci, grazie, il presidente Maria Assunta Rossi. Bellissimo presidente, direi, aggiungerei. Buonasera, benvenuta. Emozionata davanti a tutti questi soci. Ma devo dire che ringrazio tutti, ma ringrazio soprattutto i soci fondatori che hanno avuto la lungimiranza di creare questo istituto di credito
che allora voleva risolvere i problemi più importanti quali la miseria e la povertà e combattere l'usura. Bene, grazie a loro ora ci ritroviamo una banca forte, solida, che sta crescendo, quindi che devo dire, emozionata ma soddisfatta oggi di essere presidente di questa grande banca. Complimenti. Complimenti anche perché, Presidente, è vero che i soci fondatori hanno avuto la lungimiranza, ma voi avete la presenza oggi di ampliare, perché so che gli istituti sono cresciuti negli anni, vero? Sì, sì, diciamo che noi stiamo attuando una strategia di crescita, vogliamo arrivare al mare e a fine anno apriremo la 11ª filiale a Francavilla al mare, quindi il nostro sogno di arrivare al mare si compirà a fine anno. Grazie, ma stiamo andando lì perché quei territori sono ricchi di opportunità, sono floridi e quindi noi abbiamo bisogno di questi territori perché vogliamo diventare ancora più forti. In bocca al lupo. Grazie a te. Naturalmente complimenti. Andiamo a conoscere, a presentare qui sul palco il direttore generale Silvio Lancione. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. Era partito lo stacchetto per il... sì. Ma insomma, direttore, ci sta. Insomma, era una serata di festa, 100 anni e non sentirli. Sì. Siamo giovani, tutti giovani, quindi non li sentiamo. Siamo giovani e abbiamo tanta strada da fare. Come ha detto giustamente il presidente, la strada l'abbiamo tracciata, l'abbiamo disegnata e cerchiamo di portare avanti questa nostra strategia. Di poche parole ma di tanti fatti. Sì, grazie. Molti mi conoscono perché sono molto parco, quindi sono un direttore, quindi faccio il mio mestiere. Sì, è quello dei numeri, mi dice il presidente. Il cattivo sono, diciamo. È cattivo, ecco, lo chiediamo ai soci, è cattivo? Il cattivo, però voglio bene a tutti, voglio bene ai miei dipendenti, voglio bene ai soci, voglio bene a tutti i clienti e lavoro per il bene della banca, questo diciamo mi sento di dire. Altrimenti non saremmo qui oggi a festeggiare i 100 anni se non fosse per la vostra bravura e soprattutto il sostegno che date a questa banca di crescere sempre più, quindi complimenti anche da parte nostra. Difatti il merito, se stiamo ancora qui, è di tutto il popolo pratolano e non, perché se siamo qui è perché loro ci sono vicini. Beh, perché anche se siamo quello certamente oltre 2000 anime in questo posto, questa sera, io mi sento un po' a casa, un po' in famiglia, perché questa, la vostra è proprio una famiglia, questa banca, giusto? Beh, avanziamo un po', andiamo un po' sì, infatti, in avanti. Stiamo andando indietro, non si sa perché. Temiamo. Dobbiamo andare avanti, no? Noi vogliamo andare avanti. Continuiamo a presentare i nostri ospiti, il vicepresidente Alessandro Margiotta, i consiglieri Elmo Giovannucci, Cosimo Pizzoferrato, Alberto Libero Panella, Alessandra Fabrizi, Augusto Soprano. Buonasera e benvenuti. Il presidente del collegio sindacale Ludovico Presutti, i sindaci Sant'Angelo Rosantonia e Di Benedetto Mimmo e il vice direttore generale Evelina Pizzoferrato. Eccoli qua. Buonasera e benvenuti. Questa banca è veramente una grande famiglia, una grande famiglia fatta proprio dai conterranei di Pratola Peligna e adesso, come ha detto anche il nostro presidente, si sta espandendo fino alla costa, quindi arriverà per fine anno anche a Francavilla al Mare, altra località bellissima della nostra Abruzzo, ma il fulcro è stato proprio il centro, il cuore dell'Abruzzo, Pratola Peligna. Che bella Pratola Peligna, poi oggi ho fatto un giro, è davvero un posto meraviglioso. Siccome noi siamo una banca da territorio, del territorio, apriamo. Quindi controtendenza, in questo senso mi piace il termine che ha usato. Ma si può dire, ecco, io prima ho parlato di una grande famiglia, no? Perché i soci fondatori hanno iniziato questo grande percorso con alla base dei valori molto solidi che poi sono proseguiti negli anni. E alla base c'è proprio la famiglia, quindi c'è la solidarietà, l'aiuto verso i propri soci, verso i propri correntisti, ma soprattutto c'è l'attenzione al territorio e alle esigenze attuali che purtroppo, ahimè, ogni anno cambiano, qui peggiorano, anzi vorrei dire. Quindi la vostra banca, se prosegue e se fa questi numeri, è perché forse alla base c'è questo? C'è la capacità di ascolto dei bisogni della gente.
Quindi la banca investe centinaia di migliaia di euro l'anno nell'innovazione con tutte le tecnologie possibili naturalmente, sia mobile e sia con gli ATM intelligenti, con banca telefonica, cioè tutti gli strumenti che ci possono far stare vicino alla gente. Noi, allora, la tecnologia non ci porta lontano dai clienti, la tecnologia ci serve per stare più vicini ai clienti, esatto. Quindi questo è un concetto molto importante, cioè non è che noi non saremo mai una banca distante dai clienti, la tecnologia ci aiuta per stare ancora più vicini, questo vorrei rimarcarlo e sottolinearlo. Anche noi lo rimarchiamo, grazie direttore, sei un mito. Grazie. Direttore, presidente, grazie. Il riscalda pubblico, quindi vado bene. Vai qua. Guarda, ti assumiamo. Va bene, grazie. Perché questa eleganza è un po' insolita, ma per i 100 anni della BCC era doveroso. Direi proprio di sì, 100 anni è un traguardo meraviglioso. Beh, poi del resto, insomma, voglio dire, da primo cittadino di questa bellissima comunità, quando vi avranno detto andiamo a Prato la Peligna, come Brignano che ha detto Prato la Peligna, no? E dov'è? Dov'è? No, invece siete arrivati, avete trovato un'accoglienza assolutamente meravigliosa, una comunità molto calda, e quindi vi invitiamo a ritornare, perché no, insomma, semmai a girare anche qualche puntata della vostra vita. Il sito, certo. Ha fatto subito il mio invito. Beh, certo, certo, ma noi siamo già a conoscenza di Prato la Peligna perché abbiamo un amico che poi, insomma, il Deo Ex Machina di tutto quello che avete visto questa sera, al quale veramente bisognerebbe fare un grande applauso, Roberto Ruggero. Grande Roberto, che ci ha portato qui, che ha organizzato insieme a tutta la BCC questo splendido evento. Beh, questo certamente porta lustro alla mia comunità. Assolutamente. Io questa sera ho pensato che era giusto omaggiare la BCC, perché ormai già da qualche giorno e anche da questa mattina è la BCC che omaggia i soci fondatori, che omaggia diverse altre situazioni, ed era giusto invece che fosse il comune di Prato la Peligna ad omaggiare questa istituzione che rende lustro ad un'intera comunità. E quindi la targa ho pensato io insieme alla mia amministrazione di portarla al presidente in rappresentanza della banca di credito cooperativo. Come no, eccola qua. Ecco il presidente che torna. Se facciamo arrivare il presidente. Assolutamente. Sì, lo so, è una sorpresa. Presidente, con sul palco bene. Ma del resto, presidente, state omaggiando tutti, e invece io credo che è la banca, tutti coloro che si sono succeduti perché la banca arrivasse a questo traguardo, a dover avere qualcosa che in qualche modo ricordasse l'importanza di questa sfida vinta con soddisfazione e con tanto coraggio. Grazie. E quindi, come comune, grazie. Evviva! Due donne, un sindaco donna e un presidente donna, evviva le donne! Alla Banca di Credito Cooperativo di Prato la Peligna, per lo straordinario impulso dato in questi anni allo sviluppo della nostra economia e del tessuto sociale, nel segno della qualità e dell'attaccamento al territorio. Grazie, grazie sindaco, grazie a tutta la comunità. Grazie, grazie a voi. Facciamo una bella foto. Una bella una foto di gruppo, venite, stringetevi. Ecco la targa. Il fotografo, vieni anche tu, dai la foto a un altro, dai la macchinetta a un altro, vieni anche tu, dai, sorriso, grandissimo. No, grazie signore, grande sorriso, grande bonifico, dicono qua, esatto, la mia sinistra, già fatto, sì. Non fate le corna, per favore, ecco, foto fatta a capo A, perfetto, evviva Enrico Magnano, grazie veramente a tutti, io prima di lasciare lo spazio, credo, al mio amico Gianfranco Fino. Aspettate, aspettate. Vorrei dire a nome di tutti, a nome anche di Gianfranco, a nome della banca, della direttrice, della presidentessa, dell'avvocato, del notaio, del carabiniere, del padre Raffaele Adan, come si chiama? Michele, caro, non importa, eh? Padre? Renato, me l'aveva già detto, Renato. C'era uno zio, si chiamava Renato, faceva il macellaio, Renato. Stava sempre male di reni, infatti lo chiamavamo Sderenato. Comunque, vabbè. Renato, io voglio dire a nome di tutti, se quel che abbiamo fatto vi è piaciuto, ditelo anche agli altri e la prossima volta siate più numerosi. Se quel che abbiamo fatto non vi è piaciuto agli altri, diteglielo lo stesso, perché non è giusto che la fregatura abbiate solo voi. Arrivederci, grazie, grazie a tutti, grazie, arrivederci. Grazie. Bellissimo, ma
presidente. I fiori per la presidente, suppongo. E dai, che bello. Prego, consegni. Amministratori, dipendenti e soci per questa bella serata. Grazie, complimenti. Grazie. Grazie a voi grazie, tutti. Grazie a voi tutti e complimenti. Grazie per il tuo.